In occasione dell'assemblea di Comservizi Piemonte Valle d'Aosta abbiamo la parte pubblica in cui l'obiettivo, che vediamo anche nel titolo, è quello di aprire un momento di confronto con la regione e gli enti di regolazione territoriale per ragionare su quelle che sono le prospettive di sviluppo dei nostri servizi per i prossimi anni. Comservizi Piemonte copre le aree dell'energia, dell'ambiente, dell'acqua e dei trasporti. Nel confronto e nel dialogo che costantemente c'è e che quindi vogliamo rilanciare oggi, vogliamo ragionare su quelli che sono gli obiettivi strategici che hanno a livello regionale gli enti di regolazione per definire quelle che sono le politiche industriali di sviluppo per i servizi nei prossimi anni. Il settore è in salute, è un settore che continua a investire pesantemente. Un'ultima indagine aveva visto che gli investimenti sono stati di 800 milioni di euro negli ultimi 3 anni, con delle ricadute significative per quanto riguarda il comparto sul territorio. Quindi il settore c'è, cresce, i tassi di morosità che erano stati registrati a livello di crisi si sono in parte ridotti, quindi grazie a una dinamica positiva dell'economia. Noi ci candidiamo ad essere un elemento fondamentale dello sviluppo del sistema produttivo piemontese e valdostano. I temi che sono al centro della discussione del convegno di oggi sono rilevanti perché riguardano una migliore organizzazione della rete di aziende pubbliche, ma che dovranno costruire relazioni anche con i privati che offrono servizi fondamentali come l'acqua, come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e come il trasporto pubblico. Noi come regione abbiamo un ruolo non di gestione ma di regolazione e di orientamento, abbiamo un ruolo di programmazione degli interventi e di regolazione del mercato. Su questo abbiamo approvato in Consiglio regionale documenti importanti come il piano dei rifiuti e abbiamo già avviato le gare, i procedimenti pubblici per le gare nel settore dei trasporti, sia sul nodo ferroviario di Torino sia sul sistema dei regionali veloci che collegano tutte le province del Piemonte con Torino. Mi auguro che ci siano delle offerte dai vari protagonisti all'altezza di una sfida che è quella di dare ai prezzi più contenuti possibili il servizio migliore possibile per i pendolari. Qui si parla di ambiente, di energia, di trasporti, che sono gli argomenti delle amministrazioni locali, e se ne parla sapendo che noi dobbiamo fare lo sforzo, favorire dei modelli aggregativi. Dal nostro punto di vista, modelli aggregativi che devono nascere dal confronto territoriale, devono nascere dai territori. Poi Regione Piemonte, insieme ad ANCI, insieme ad altri soggetti, possono aiutare a fare in modo che questi modelli aggregativi crescano e che siano sempre più condivisi, sempre più dalle amministrazioni. Però certamente devono nascere da lì. Oggi l'abbiamo detto, noi rivendichiamo il ruolo dell'amministrazione, rivendichiamo il confronto con l'autonomia territoriale come presupposto per assumere decisioni che riguardano i servizi che poi ricadono sui nostri cittadini. Quindi noi vogliamo essere partecipi ai tavoli e vogliamo contribuire a scrivere le regole che ci consentono poi di erogare in modo più efficiente, in modo più efficace, anche con una maggiore qualità, i servizi ai nostri cittadini.